Bentrovati, nuovo appuntamento con Ex Cattedra. Forza e coraggio, Foggia. Si torna in campo questa sera alle 18 allo Zaccheria, turno infrasettimanale di questo febbraio da full immersion che in un modo o nell'altro, in un verso o nell'altro, finirà con l'orientare la stagione del Foggia in considerazione degli impegni ravvicinati che, come dire, daranno poi grosso modo un volto definitivo alla classifica dei rossoneri, perché saranno queste le partite, insomma, in cui sarà fondamentale provare a recuperare il terreno perduto negli ultimi due mesi. L'impresa non è delle più semplici, perché fra l'altro i rossoneri affronteranno alcune delle migliori formazioni di questo raggruppamento meridionale, ma bisogna provarci fino in fondo con la forza di chi ha le idee per poter proporre un calcio che, a dispetto di quello che magari pensano in tanti, può portare lontano questa formazione, e con il coraggio che a questa squadra non deve mancare proprio nel momento decisivo della stagione. Coraggio che evidentemente Curcio e compagni devono innanzitutto trovare dentro se stessi, sulla base di certezze che dovrebbero aver fatto proprie fino a questo punto della stagione, e che certamente gli ultimi due mesi vissuti non in prima linea non possono aver improvvisamente fatto venir meno. Il Palermo in quest'ottica sembra essere proprio l'avversario ad hoc per verificare anche qual è lo stato di salute della formazione di Zdenek Zeman, che sabato scorso in riva allo stretto e al Franco Scoglio avrebbe meritato di portare a casa l'intera posta in palio per la prestazione che è riuscita a sfoderare soprattutto nei secondi 45 minuti di gioco, ma che alla fine ha dovuto accontentarsi comunque di un solo pareggio. Vedete, noi pensiamo che il momento peggiore della formazione rossonera tutto sommato dovrebbe essere alle spalle, e che di qui in poi, insomma, il Foggia non potrà che migliorare sia come qualità del gioco che anche come posizione in classifica. In questo frangente, in questo momento, forse, ecco, un aiutino anche dalla dea bendata non guasterebbe. Nelle ultime tre gare, tre clamorosi calci di rigore negati ai rossoneri, chissà che oggi ci possa essere un episodio che possa orientare la gara dei rossoneri che evidentemente dopo sette turni vorrebbero finalmente fare cin cin con il successo. E allora andiamo a verificare stasera, a partire dalle ore 18, quali e quanti sono i progressi del Foggia di Zdenek Zeman. Vi aspetto domani, ciao.